Ciao ragazze, bentrovate e benvenuti in un nuovo video. Oggi facciamo insieme questo trucco e per farlo ho utilizzato questa nuovissima palette che è bellissima, mi piace tantissimo. Ha tutti i colori caldi, questa è una palette in edizione limitata per il Natale. Ha tutti i colori molto caldi e quindi l'ho utilizzata per fare il trucco sugli occhi, mentre sul viso ho utilizzato i due nuovissimi prodotti in lancio in questo album, che sono le Radieux, il nuovo fondotinta, e la polvere libera, questa che va bene per tutti gli incarnati perché è universale. Quindi ti lascio al video, se sei curiosa, continua a guardare. Inizio il tutto passando il fondotinta. Uso le Radieux, il numero 300, e lo applico utilizzando la spugnetta. Utilizzando la spugnetta mi piace tantissimo perché rende uniforme l'incarnato e proprio copre benissimo tutto il viso. Mi piace moltissimo. Ovviamente non mi dimentico del collo e di tutti gli angoletti, che sennò è orribile vedere lo stacco. Vado alle sopracciglia, utilizzo la matita Brun, che è proprio il mio colore di sopracciglia, riempio tutti i buchetti e poi è comoda perché dietro ha anche il pettinino. Passo agli ombretti e all'interno c'è il pennello, ma per alcune applicazioni uso il dito e parto utilizzando l'oro metallico, che è fenomenale. Lo applico nella piega interna dell'occhio e sotto l'arco sopraccigliare. Poi con il pennello in dotazione con la lingua di gatto passo il rouge à cajou, che è bellissimo, è super pigmentato e lo passo su tutta la palpebra mobile. Poi lo passo veramente bene, lo applico veramente bene e poi passo nella parte esterna il Brun Chocolat Matte, che mi aiuta appunto a dare più profondità all'occhio. Lo sfumo benissimo perché poi è quello appunto che farà tutto il make-up alla fine, perché se noi facciamo una bella sfumatura è quella che secondo me dà proprio il carattere al make-up. Poi applico anche un pochino di ocra intenso alla fine della palpebra prima di iniziare a fare la sfumatura e poi vado di correttore. Il correttore che uso è il Beige 200 e mi piace tantissimo perché illumina leviga e veramente dà una luce incredibile. Poi passo sull'occhio, ho deciso di dare un preziosirlo un pochino di più e passo il Cuve Precieuse, che è praticamente color rame, è un rame liquido, è fantastico. All'interno dell'occhio passo la matita, quella waterproof, che mi piace moltissimo. Sotto la rima, diciamo, dell'occhio, utilizzo il Rouge à Cajou anche qui. Poi vado al mascara e vado di Sexy Pulp, che è il mio amore per sempre, lo amo, lo adoro, cioè si vede tantissimo la differenza quando lo applico, cioè mi apre proprio lo sguardo, è super intenso, nero, è veramente meraviglioso. Poi non mi dimentico della polvere, la polvere che è una polvere fissante molto leggera, una polvere di riso che va bene a tutti gli incarnati. Vado di terra, uso la terra quella Yves Rocher, molto, molto leggera, colora appunto va strato su strato, e qui sto passando l'illuminante. Illuminante, che questo qui è l'illuminante Doré, lo passo sul naso, sulle guance e all'arco di Cupido, che io adoro. Ho fatto le prove dei rossetti e ovviamente finché non trovo quello che mi piace non sono contenta, e alla fine ho deciso di indossare questo di Le Brilliant, il numero 09. Spero che questo video ti sia piaciuto, se è così lascia mi piace, iscriviti a questo canale se non sei ancora iscritto a questo canale, mi farebbe davvero tanto piacere, e io ti aspetto al prossimo video. Ciao!